A qualche giorno da una riunione societaria che si è tenuta in quel di Giuliano Teatino, Paolo Dorazio e la stessa società del Giuliano Teatino hanno annunciato congiuntamente la separazione di questo sodalizio che ha avuto nel corso di questi 2 anni tanti risultati positivi e tante soddisfazioni. Probabilmente non c'erano più gli stimoli per proseguire il cammino insieme, vero Paolo? Niente, come dicevi precedentemente tu, ci siamo riuniti con molta tranquillità con il presidente Coccia e con alcuni dirigenti del Giuliano Teatino e io ho esposto diciamo, il mio pensiero, era quello di andare via perché in 2 anni ho dato il massimo che potevo. Ricevendo tanto dalla società, che è una società molto organizzata, e ricevendo tanto dai ragazzi, per cui credo che sia la cosa più giusta in questo momento. Adesso quindi stai cercando nuovi stimoli, nuove strade da percorrere. Adesso valuterò con calma se ci sono dei progetti seri come lo è stato con Giuliano Teatino, sicuramente valuterò con molta attenzione le proposte che mi saranno diciamo, prospettate e poi vediamo di decidere di ricominciare una nuova avventura. Per quanto riguarda quest'annata, avete disputato un ottimo campionato, però il finale, lascia un po' a desiderare, o no? Allora, partiamo da un presupposto che comunque nessuno si aspettava questo campionato, che secondo me è stato fantastico. Eravamo la neopromossa. Ci tengo a precisare che nella mia rosa e ogni domenica la partecipazione alla gara era dovuta da 4-5 fuori quota. C'erano anche degli elementi che facevano per la prima volta un campionato di prima categoria, per cui nessuno all'inizio si aspettava, diciamo, un campionato ad alta classifica, si aspettava una salvezza tranquilla e poi man mano stava facendo abbiamo avuto il coraggio di provarci fino alla fine, ma ripeto, se poi andiamo a verificare quello che è accaduto sicuramente è stato anche un po' di sfortuna che ci ha condizionato questo finale di campionato, però nulla toglie a tutto quello che è stato fatto in questo campionato, ma anche nel campionato precedente, insomma. Per te che sei di Ossogna, venire eliminati dalla squadra del proprio paese ha un certo effetto. Io penso che la parte decisiva del campionato è stata proprio la partita con l'Orsogna, quando l'abbiamo affrontato in casa, 3-4 partite alla fine del campionato. Ci siamo trovati che mancavano 5-6 minuti alla fine della gara, eravamo sullo 0-0, poi un'ingenuità commessa dal portiere ha causato un calcio di rigore. Che giustamente ci stava e da lì sono partite insomma delle situazioni negative. Poi abbiamo affrontato la partita successiva, siamo riusciti a vincere contro il Nocciano, anche lì abbiamo avuto un gol sullo 0-0 annullato, che sono dei gol che sinceramente non ancora riesco a capire il motivo del gol annullato, però adesso senza nessun problema, queste sono cose che capitano nel calcio. Chiaramente mi sarebbe piaciuto vincere questo campionato, però non me lo rimproverate niente, né a me stesso, né alla società e né ai calciatori che sono stati veramente. È vero che le avversarie vi aspettavano sempre con una carica agonistica maggiore rispetto alle altre avversarie, come mai? Ma guarda Antonio, tu che sei un tifoso juventino, sai benissimo che chi è abituato a vincere, come è stata la società del Giuliano Teatino, perché non ci dimentichiamo che il Giuliano Teatino è nato 3 anni fa, in 3 anni si è trovato in prima categoria e addirittura ha sfiorato
la promozione anche quest'anno, per cui chiaramente è chiaro che qualsiasi avversario che tu affronti la domenica cerca di fare la partita dell'anno, però Certo. io non ho visto nessuna, diciamo, antisportività da parte degli avversari, anzi io credo che il campionato di quest'anno sia stato un campionato molto molto bello che si è deciso all'ultima partita, perché anzi a 20 minuti alla fine del campionato, perché noi a 20 minuti alla fine del campionato su a San Vito vincevamo 1-0. Purtroppo il calcio è questo, ne prendiamo atto, tutto fa l'esperienza. Certo. L'importante è eliminare le parti negative, poi ripeto, c'è stato tanto di positivo in questo biennio del Certo, Giuliano Teatino, per cui io mi sento con la coscienza a posto e mi sento di aver dato il massimo, certo. Certo. ripeto, ma entrambe, anche la società nel suo operato ha fatto tantissimo. Chiaramente parliamo sempre in un periodo difficile economicamente a fare calcio, per cui loro sono stati bravi ad anticipare anche i tempi, perché per una società così giovane non è facile, insomma, poi ottenere dei risultati così importanti come li ha ottenuti in questi anni Giuliano Teatino. Certo. Paolo, consentimi alla fine di fare una battuta, visto che hai accennato al fatto dell'essere tifoso juventino. Tu hai vissuto da juventino anche tu sulla tua pelle cosa hanno provato gli interisti quel famoso 5 maggio di un po' di anni fa. Sì, ma ne sto leggendo di tutto. Francamente rimango anche un po' sbalordito da questa gioia espressa da tanti tifosi non juventini, ma addirittura di squadre che non hanno mai avuto il piacere di giocare nelle coppe europee. Questo sinceramente penso che sia anche un modo di non essere sportivi. Io sono fiero di essere juventino, ho quasi Bravo. 50 anni e diciamo sono ancora dispiaciuto per quello che è accaduto alla Juve. Non ho nessun problema a dire che magari mi viene a volte da piangere ancora per la Juve. Ero bambino quando mi ricordo, perso, non mi ricordo se era una finale col Bruce, una semifinale col Bruce, ma di tantissimi anni fa, ero un Io ne bambino. ricordo una semifinale con l'Arsenal, da 2 minuti dalla fine in Coppa delle Coppe. Però, caro Antonio, noi saremo sempre juventini Bravo. e io rimarremo per sempre. Gli Esatto. altri ci devono stare dietro per tante cose, ma prima o Esatto. poi anche noi vorremmo vincere La più coppa con di quello che le abbiamo orecchie. vinto. Sì, fieri di essere juventini. Bravissimo, bravo. Allora, dopo queste belle parole, io ti auguro di trovare un'ottima squadra per vincere anche il campionato. Tantissimo. Speriamo bene, speriamo bene, ma Va bene. io Ok. farò sempre come ho fatto in qualsiasi società, anche con le altre società che ho avuto modo di essere partecipi. Io voglio lasciare sempre un segno positivo, perché ci sono tanti altri problemi nella vita, per cui il calcio è uno sport che dobbiamo fare in un modo professionale possibile, però tenendo sempre presente che noi siamo dei dilettanti, che ogni mattina ci dobbiamo alzare per mangiare, guadagnare il pane Bravo, esatto. per poter far vivere le nostre famiglie e noi stessi. Per cui, ecco, ripeto, questa avventura del Giuliano Teatino mi ha lasciato tanto di positivo, ma se vogliamo anche non calcisticamente, e penso che questa sia la cosa più bella. Sicuramente. Paolo, ti ringrazio della telefonata e ci risentiamo su qualche campo di calcio. Senz'altro un piacere sempre sentirti e sempre forza Juve. Sempre, fino alla fine.